Bentornati ragazzi sul canale Game Now e continuiamo il gameplay di Spider-Man. Allora, dunque, no, sta buono. Ok, torniamo a casa. Io comunque ho qua vicino tutte le il calendario delle mosse, perché non me le ricordo tutte. Combattimento di base, aereo e mobilità. Ma dai. Succede? Person Station, sono Eddie. Sì, salve. Sto cercando di recuperare degli oggetti che sono finiti per sbaglio nel cassonetto sotto casa. Numero del cassonetto? Un secondo. Sei, 4476. Linea 33, il camion ha già concluso il turno. Se la tua roba non è lì, ormai è tardi. Ehi, ehi, aspetta. È importante. Puoi almeno dirmi dov'è il camion? Vediamo. Allora, dovrebbe trovarsi nella rimessa municipale tra Bowery e Grand. Ricevuto, grazie Eddie. Garage comunale tra Bowery e Grand. Nessun problema. Allora, quindi accettare di perdere qualsiasi cosa, ma non la mia spy di chiavetta. Che vuoi che sia? Devo solo trovare una chiavetta in un camion dei rifiuti da 30 tonnellate. Ci sono anni di ricerche in quella chiavetta. Tutto il mio lavoro dai tempi del liceo. Salto. Protezione ragno. Protezione mirata. Lancia da piglio. Poi corsa a un muro, questo lo sappiamo. Siccome non gioco spesso a questo gioco qui, allora ogni tanto mi dimentico le mosse anche. Volta d'angolo. E agganciamento a soffitto. Ok.
aspetta. Corsa Murro, ok, così. Ok. Chiuso? Ma certo, non sia mai che qualcuno rubi dell'immondizia. Forse c'è un altro modo per entrare. Eccolo là. Se non rompo nulla, nessuno può accusarmi di effrazione, no? Niente panico. Magari non hanno ancora scaricato la spazzatura. Nada. Ok, sotto con il panico. Empire Sanitation, sono Abby. Scusa, è possibile che il camion non si trovi nel garage? Sì, certo. Deve essere da qualche parte nella zona ovest di Chinatown. Perfetto. Vado subito. Ok. Attenzionamento al soffitto. Senti, non sperarci troppo, ma a volte i ragazzi si fermano a mangiare una pizza prima di scaricare. Ah sì? Potrei cercarli in pizzeria. Sai quale, di preciso? Forse un posto a conduzione familiare. Jerry's? No, quello è a nord. Intendo il primo, Jerry's. Ah, giusto. No, inizia con la L, se non sbaglio. Larry's? È nell'East Side. Lios. Lios, sì. Potrebbe essere. Mi piace quel posto. Ti prenderò una torta. Mi sembra il minimo. Aspetta, quello deve essere il camion. Grazie, Eddie. Deve esserci un camion nei paraggi. No, la mia roba non è qui. Non è qui. Deve esserci per forza un altro camion. Eccolo. Della mia roba non c'è traccia. Ma che odorino interessante. Eddie, sei la mia unica speranza. È andata male, eh? Sicuro che siano stati qui? Beh, forse i ragazzi hanno cambiato strada per evitare il comizio di Osborne. Se il tuo camion ha seguito la linea 35, sarà già arrivato all'inceneritore. L'inceneritore? Vicino a Monte di Manhattan. Dovrai fare presto. Ecco l'inceneritore. Spero non sia tardi.
Oh oh, guai in vista. Aiuto! Ok, un attimo. Allora, riguardo il combattimento. Attacco di base. Attacco ragnat... Ok. Attacco ragnatela, strattone, mossa di ragnatela. Schivata, schivata lunga. C'è la mia tela. Grazie, Spider-Man. Ok. Tutto bene? Sì, grazie. Questa banda terrorizza il quartiere da un paio di giorni. E temo che presto ne arriveranno altri. Terrò gli occhi aperti. Ascolta, ti spiace se cerco in giro... degli effetti personali? Figurati, intanto stilo il rapporto sull'incidente. C'è qualcosa lì. Devo togliere di mezzo questi sacchi. Deve essere questo. Eccolo qua. Fa che sia qui. Sì. Spero funzioni ancora. Sembra tutto a posto. Ma guarda, un vecchio prototipo di gadget. Prometteva bene. Perché non l'ho mai finito? Forse potrebbe funzionare. Bomba ragnatela. Ora puoi creare la bomba ragnatela. Ok. Poi abilità, ne abbiamo una in più. Costo 2. Se avvolti nella ragnatela, i colossi possono essere afferrati e lanciati, travolgendo i bersagli. Ok. Ottimo. Allora, come gadget, quindi abbiamo lancia ragnatele, incrementa di 2 le munizioni massime dei lancia ragnatele. Poi abbiamo ragnatela impatto. Ok. Poi abbiamo questo è bloccato. Questo. Ragnatela elettrica. E infine questo. Bomba ragnatela. Ok. Guardate, è l'idiota che crede di essere Spider-Man. Oh oh. Prendiamolo! Allora. Dunque, ricordiamoci, attacco base, attacco in starto. Allora, bomba ragnatela. Quello cos'è? Come fa ad affrontare?
farci da solo. Vieni qui. Ok, beh, direi che la serata ha preso una strana piega. Dove potrei andare a dormire? Magari da MJ. Allora, l'obiettivo è il divano di MJ, ma come faccio a convincerla? Vediamo. Ciao MJ, sono Peter. Potrei fermarmi da te stanotte? Troppo forte. MJ, passavo da queste parti e... non si può sentire. Il Williamsburg Bridge, la via diretta per una casa nuova che non potrei... Ciao MJ, visto che mi parli di nuovo, pensavo di... Ok, questa è proprio patetica. Ma perché la faccio tanto difficile? Siamo solo amici, no? E la gente dorme di continuo sui divani degli amici. Non c'è niente di strano o imbarazzante. È solo un divano. Il divano di MJ. Ma cosa mi salta in mente? Ok, ci siamo. Una notifica. Hanno appena pubblicato l'articolo di MJ. Devo trovare un altro posto per la notte. Lei sarà troppo impegnata col lavoro. D'accordo. Cambiamo zona allora. Ok. Qualcuno ha lasciato un messaggio, ma il numero è privato. Ehi, ragnetto, da quanto tempo? Ti sono mancata? Vieni a questo indirizzo. Prova a prendermi. Oh oh, temo di riconoscere la voce. E chi è? Blackett. Siamo magnifici insieme, vero? Forse dovremmo ravvivare la passione. Blackett. Spero non stia cercando nuovi obiettivi da svaligiare. Mi aveva promesso di cambiare vita. Che cosa stava cercando? Ci sarà qualcosa fuori posto? Vuole che noti qualcosa. Devo osservare meglio. Trovato uno dei suoi gatti. Prima li imbottisce di amplificatori di portata, poi cattura segnali a radiofrequenza. Chiederò a Yuri di recuperarlo. Felicia è troppo astuta per esporsi in questo modo. Deve essere in difficoltà. Gli occhi aperti.
Completa gli appostamenti Black Cat in città per svelare il mistero. D'accordo. Allora, vediamo un po'. Direi di poter sbloccare tutta quest'area, quindi con le torri della polizia. Ehi, hey Yuri, hai ancora costume e armi di Black Cat nel deposito delle prove? Penso di sì. Perché? È tornata? Forse. Controlla e fammi sapere se il suo equipaggiamento è ancora lì. Certo. Ok. Perfetto. Poi prossima torre radio. Intanto abbiamo questi qua. Allora. Zia May, è tardi, che succede? Dovevamo cenare insieme stasera. No, è vero. Scusa, l'avevo dimenticato. È stata una giornataccia, il laboratorio ha perso i fondi. Ragnatele ascellari. Pensavo mi avrebbero aiutato a planare, ma... Mi spiace per l'interruzione. Dicevamo? Dovevamo cenare insieme stasera. No, è vero. Scusa, l'avevo dimenticato. È stata una giornataccia. Il laboratorio ha perso i fondi. Oh, Peter, mi dispiace. Non solo, mi hanno anche, ecco, dato lo sfratto. Cosa? Hai un posto dove dormire stanotte? In effetti, no, non ce l'ho. Senti, odio chiederlo, ma non avresti un letto a rifugio? Ma certo, puoi usare il divano nel mio ufficio. Grazie mille. Ho provato a consegnare pizze dondolandomi con le ragnatele. Era un fulmine, ma frullavo le pizze. Pizza Amigos. Ok, poi qui, anzi qui, questa qui. Ok, un'altra torre radioattivata. Octavius Industries. C'è un crimine qui. Le lamiere hanno intrappolato. Sono qui, non agitarti. Sono riuscito ad aiutare. Ok.
fiore all'occhiello del ballo scolastico, distrutto in una lotta con Fisk. Oh, qui abbiamo un gatto nero. Un'altra telecamera. È Black Cat. Ti ingelosisce che prendi un altro uomo? Beh, lo spero. Ma sapevi che i ragazzacci non sono il mio tipo. Allora, vediamo che cos'è che cercava Gatta Nera. Perché lo fai, Felicia? Sai che alla fine ti prenderò. Felicia Hardy. La gatta nera. Ok. E poi quest'altro qui. Il primo modello di lanciaragnatele. Ok. C'è laboratorio. Ok. Allora, minaccia tra la folla. Andiamo. Questa è una delle missioni secondarie di Harry Osborn. Crimine. Aspetta. Allora, abilità. Quindi ok. Quindi tieni premuto triangolo per afferrare e lanciare nemici folgorati. Tutto questo solo per me? Ah!
aspetta. Perché non riesco a rubare loro? Non capisco. Ormai, cioè, tieni premuto triangolo per afferrare e lanciare i nemici folgorati o avvolti nella ragnatela. Ho fatto. Colpo perfetto. Premi quadrato nell'istante in cui un attacco va a segno per generare concentrazione bonus. Ok. Un potenziamento dei gadget. Incrementa la respinta dei nemici causata dalla ragnatela impatto. Ok. Un altro laboratorio. Ok. Questa stazione è la mia risposta alle sciagurate ricerche della Oscorp sulle armi chimiche. Ok. Qui devi fare attenzione, Pete. Questa stazione analizza le sostanze chimiche pericolose. In pratica cerchiamo di capire come combatterle nel caso vengano diffuse nell'aria. Sperando che non accada mai. Oh no! Qualcuno è entrato e ha rubato un propellente per razzi ad alta carica esplosiva e ha rotto il contenitore perché il composto sta colando. A giudicare dalle telecamere è successo da poco. Devo recuperarlo. Gli Spider-Bot sono ancora prototipi, ma questa è l'occasione ideale per un test. Posso usare i sensori per seguire la traccia. Meglio evitare scontri diretti con il ladro. Se facesse cadere l'idrazina, salterebbe in aria mezzo isolato. Devo trovare un posto... Ok, piccoletto. Cerchiamo la scia di idrazina e ripuliamo ogni traccia prima che qualcuno si ammali. Stiamo usando i ragnetti robotici. Oltre ad aspirare i residui, caso. Il mini-me mi sta portando dritto dal ladro. Eh sì. Tra l'altro sono... Tra l'altro sono velocissimi proprio. Il ladro si nasconde tra la folla. Devo disperdere gli altri con un'onda subsonica. E no qua, ma insopportabile. Questa roba diventa pericolosa dopo un contatto prolungato. O quando esplode. Forse no. Questo ragnetto qua è davvero velocissimo. Dovremmo usarlo come gadget. È molto utile. Fine della traccia. È molto utile. È tra la folla. Sta scappando. Eccolo. Con una ragnatela. Accidenti di materiale. Preso.
Ora il propellente. Fatto. Ora devo riportare il propellente alla stazione. Bravo, Spider-Bot. Gli Spider-Bot sono fantastici. Se abbattessi i costi di produzione potrebbero essermi utili. L'idrazina è di nuovo al suo posto, ho reso la stazione più sicura e ho inviato il video a Yuri per incastrare il ladro. Un lavoro niente male. Questa stazione ha sempre garantito buoni risultati. Non credo che la chiuderanno, soprattutto ora che le sostanze... Ok. Ultima stazione radio. Allora, decodifichiamo l'altra. Ok. Allora, vediamo un po'. Qui. Zaino. Aspetta. Ecco. Resisti! Aiuto! Sono bloccato! Quegli uomini... Ok... Devo fermare i demoni prima che mettano a rischio altre vite. Come non mi vuole? Allora, vediamo un po', qui c'è un altro zaino.
Il badge della Oscorp. Avevo sostenuto un colloquio con loro e... Allora, e questa corona? Covo di Fisk. Ah. Interessante. Dobbiamo smantellare questo covo qua. Dormi bene? Ricordo quando era un tecnista e il boss lo prendeva sempre a calci nel bicchiere. Anche darsi. Lenny sostiene che esistano diversi Spider-Man. Non scherziamo. Anche solo un esercito. Voi siete nuovi. Ho visto che non te l'aspettavi. Mai effettuare una consegna in ritardo. Mai. Il boss pretende efficienza. Non tollera gli errori. Una volta un tipo ha deciso di farsi avere un uccidio durante una consegna. È stato il suo ultimo viaggio, non so se mi spiego. Ci pagano bene perché siamo affidabili e puntuali. Sempre. Chiaro? Cos'era? Queste eliminazioni in silenziosa mi piacciono un sacco. Allora. Lì ce n'è un altro. Meglio andare. Ecco Spider-Man! Hai commesso un grave errore! Sei mio! Smeso! Aspetta. Oh oh, eccone altri. Spider-Man, abbiamo beccato 4 trafficanti d'armi nel raggio di 3 isolati da quel cantiere. Commercio di armi. Vedrò di bloccarlo alla fonte. Ora il colpo d'azione!
Ulla. È ora di finirla. Che bello, hanno chiamato i loro amici. Altra gente, benvenuti alla festa! Toglietevi le scarpe prima di entrare, a meno che non siate senza calzini. In quel caso, beh, comprate dei calzini! No, Quanti cazzo sono? Oh, Madonna. Cantiere chiuso, capitano. A doppia mandata di ragnatela. E qualcuno ha finalmente denunciato i colpi di pistola. Volanti in arrivo. Ottimo lavoro. Ok, ragazzi. Prima di lasciarci, blocchiamo un altro costume. Vediamo qua. Oh. Costume anti-electro. Pugno elettrico, condensatori di recupero ad alta capacità che elettrificano temporaneamente i guanti folgorando i nemici. Sì, eppure io vorrei provare questo qua. Costume Spider Armor MK2. Corazza di piastre a polarizzazione magnetica.
Ok. Qui abbiamo... Riduci i danni da mischia. Ok. Wow. Ragazzi, commentate, mettete un mi piace e ci vediamo al prossimo gameplay.